Ennesima sconfitta per la Nuoro Softball nell'Italian Softball League. Le nuoresi, impegnate sul Diamanti di Via Manidoni contro la capolista Bollate, hanno perso entrambe le gare in programma nel quarto turno di ritorno del massimo campionato nazionale. Pertanto le nuoresi rimangono all'ultimo posto del girone A e per ottenere la salvezza dovranno affrontare i play-out con la penultima del girone B, una posizione attualmente occupata dal Taurus Parma. Quanto alle sfide giocate sabato, cui si riferiscono le immagini, gara 1 è stata senza storia con le lombarde che hanno dominato col punteggio di 16-0, un match terminato in anticipo al quinto inning. Nelle prime due frazioni la gara è stata equilibrata con nessuna segnatura, poi la capolista ha preso il sopravvento nel terzo inning portandosi sul 5-0. Bollata ha conquistato un punto nel quarto inning e 10 nel quinto, chiudendo la sfida sul 16-0. Più combattuta gara 2, terminata con la vittoria della formazione ospite col punteggio di 4-2. Le nuoresi hanno reagito e tenuto in bilico la gara. Bollata ha conquistato i primi due punti nel terzo inning, ma la reazione delle nuoresi si è manifestata nel quarto e sesto inning con due punti che hanno fissato il punteggio sul 2-2 al sesto inning. Ma la capolista ha confermato la sua forza riuscendo a conquistare i due punti decisivi che hanno fissato il risultato finale sul 4-2. Una prova d'orgoglio per la formazione del manager Jorge Navarro Valdespino. Nel quinto e ultimo turno della regular season, in programma il 29 luglio, le nuoresi affronteranno in trasferta il Collecchio.